Allora, buongiorno, buongiorno da Casa Sanremo. Siamo qui ospiti quest'oggi con Luca Seta, una carriera da attore e adesso si è lanciato nel mondo della musica. Allora, ci parli del tuo nuovo progetto In viaggio con Kerouac? Sì, allora, lanciato nella musica, sono arrivato, mi sono schiantato, no, scherzo. Allora, il mio primo lavoro da cantautore, arrangiato da Gabriele Buonasorte, diciamo che è decisamente cantautorale, quindi se vi chiedeste il genere dobbiamo tornare un po' indietro, adesso non per fare paragoni, giusto per capire il genere, tipo De André, De Gregori, ripeto senza fare paragoni, però quella roba lì ha una forte contaminazione jazzistica, perché tutti i miei musicisti sono jazzisti, e stiamo per partire per il tour, perché il 25 di febbraio avremo la prima data a Brescia, al Teatro Santa Giulia, al Villaggio Prealpino. Il 27 di febbraio saremo a Borgo Sesia, perché faccio un concerto nella mia città natale. Tra l'altro, in questa occasione devolveremo l'incasso in beneficenza alla Principessa di Tubicini, che è un'associazione benefica che si occupa di una bimba di Borgo Sesia che purtroppo è nata con un sacco di problemi, quindi insomma nel nostro piccolo proviamo a darle una mano. Ciao Anastasia, bacino. Allora, in realtà qualche live l'abbiamo fatto già, quindi non è proprio la prima esperienza, diciamo che è il primo tour ufficiale. Cosa mi aspetto è un'ottima domanda, diciamo che con gli anni, perché qualche anno c'è, sinceramente non mi aspetto niente, nel senso tutto quello che arriva va bene, io non vedo l'ora di suonare e di cantare, perché godo come un coccodrillo quando sono sul palco, quindi tutto quello che arriva in più va bene, noi doniamo la nostra musica e poi se piace meglio. Senti un po', allora, tu quindi abbiamo detto che hai un passato da attore, quindi sei abituato comunque a stare sulle scene, ma questo amore per la musica da dove nasce? Allora, pare che io ho anche un presente da attore, perché non è che ho smesso di fare l'attore, diciamo, continuo tutte e due le cose. La passione della musica, vabbè, io ho sempre ascoltato musica, sono cresciuto con i grandi poeti di cui ti parlavo prima, quindi De André, De Gregori, Guccini, Rino Gaetano. Me l'ha passato mia madre, mi sa, perché mio padre non è un grande ascoltatore di musica. A 15 anni mi hanno regalato una chitarra, la mia prima chitarra, che ho ancora e che utilizzerò nei concerti, perché mi accompagna sempre. E quindi diciamo da sempre e continua e penso che continuerà sempre. Parliamo invece ora del tuo primo singolo, quindi Cavolo, questo nome particolare, come nasce questo singolo e se ci vuoi parlare anche di dare qualche anticipazione proprio sul videoclip? Allora, Cavolo intanto nel video in questione non è una verdura ma è un'esclamazione, cioè praticamente il protagonista in questo caso io vede una meravigliosa fanciulla e dice Cavolo! E resta lì impalato e diciamo che colpo di fulmine, quindi il primo incontro tra un uomo e una donna, tra l'altro è anche la prima canzone che ho scritto e nel videoclip c'è una mia carissima amica che è anche una mia collega, Elena Barolo, ci siamo conosciuti sul set di Sette Vite, che tra l'altro mi hai detto che tu guardavi un po' di anni fa, e quando le ho proposto di fare il video mi ha detto subito di sì, quindi mandiamo un bacio anche a Elena, ciao Ele. Benissimo, e per chiudere chiudiamo con la solita domanda, e Luca Seta cantautore, Luca Seta ascoltatore, cosa c'è nel tuo iPod? Allora, ultimamente di tutto, prima ti dicevo sono cresciuto con la musica italiana, quindi da De Andrea, Barbarossa, Masini, Baccini pure, mi piace un casino. Sono curioso e mi lascio nutrire dai vari generi. Una sorta di maturità musicale. Un pronostico secco, chi vince Sanremo? Luca Seta l'anno prossimo, quindi vi aspetto. No, scherzo.